Un rapporto prezioso e prestigioso, quello tra l'Associazione Italiana Sommelier e il Consorzio Trento DOC, che si è rinforzato con la giornata che ha visto protagoniste le delegazioni umbre e quella di Bari, in un santuario del Made in Italy, le Cantine Ferrari. E noi come Associazione Italiana Sommelier siamo indubbiamente molto contenti di questa partnership, di questa grande collaborazione con Cantine Ferrari, con tutto il gruppo Lunelli, quindi con l'acqua surgiva, con tutto il contesto in cui loro si muovono nell'ambito di questa bellissima regione. Siamo molto contenti perché sono due eccellenze italiane che hanno deciso di fare un percorso insieme. Quindi AIS è già ambasciatore in Italia e nel mondo di Trento DOC, quindi il contesto è un contesto indubbiamente molto appetibile per noi. I diplomi ai Neo Sommelier Umbri, un passaggio fondativo del percorso didattico di tutti i Toast Wine italiani. Sì, c'è un'amicizia che ci lega ormai da tantissimo tempo, un rapporto di stima profonda, di fiducia, e quindi siamo molto felici, molto contenti di venire sempre in Trentino a fare la consegna dei diplomi. Per i ragazzi è una cosa importantissima perché è il raggiungimento di un traguardo molto molto importante ma anche molto impegnativo. Protagonisti i territori dell'Umbria, cuore verde d'Italia. Diplomais significa secondo me un punto di partenza per conoscere, continuare a conoscere i territori, ed è anche per questo che ha un senso venire qui a Trento a conoscere il Trento DOC, e significa anche cercare e continuare questa formazione al fine di diffondere la cultura del vino. La delegazione barese ha potuto ricevere il premio Surgiva come realtà AIS più comunicativa. Una delegazione impegnata su più fronti nella metropoli barese, dalla Fiera del Levante alla manifestazione sui vini bianchi di Puglia. Certamente ci impegniamo molto e quindi provenendo da Bari sosteniamo la viticoltura dei vini bianchi, e qui siamo in una regione da cui potremmo prendere importanti spunti proprio sulla produzione di bianchi e bollicine. Ferrari, le bollicine famose nel mondo come la mitica rossa dei motori. Una storia iniziata nel 1902 con Giulio Ferrari, che aprì una via italiana alle bollicine che mezzo secolo dopo sarebbe stata percorsa dal titolare della più importante enoteca di Trento, Bruno Lunelli, che fece di quell'idea una storia aziendale di eccellenza italiana. Oggi, alla terza generazione, si può affermare che certamente una delle parole più importanti dell'insegna stia a indicare il legame imprescindibile con questo territorio. Ferrari è un Trento DOC. Cosa vuol dire Trento DOC? Vuol dire bollicina di montagna fatta unicamente con uve Chardonnay e Pinot Nero coltivate in Trentino all'interno della DOC Trento DOC, appunto. E quindi questa DOC, Trento DOC, è una garanzia di qualità, e vuol dire che le nostre bollicine sono fatte con queste uve che grazie all'escursione termica giorno notte crescono in un ambiente caldo di giorno, quindi dove cresce il grado zuccherino, ma fresche di notte dove si mantiene l'acidità. Un mondo che unisce alla storia di Villa Margon, dimora cinquecentesca che custodì il riposo dell'imperatore Carlo V, all'alta cucina di Alfio Ghezzi e della Locanda Margon, senza mai perdere di vista il territorio del Trentino. Per esempio anche il temolo, che è un piatto di lago semplice, che lo abbiniamo a una crema di mandorle e pastinaca, delle verdure e una salsa in agrodolce. La trota, una semplice trota abbinata con appunto mele, sedano e alghe. Sono tutti piatti, diciamo, semplici, con pochi 3, 4, 5 ingredienti, ma con dei gusti decisi. Un cerchio il Toast Wine, uno la bollicina, che per quanto piccola possa sembrare, riesce a contenere sempre emozioni infinite.